Dottor Ranica, c'è un grande elemento da vedere su questa semestrale, sull'andamento della Banca Popolare di Bergamo, l'aiuto alle famiglie e alle imprese. A quanto ammonta e come l'avete distribuito? Sì, è il dato credo più significativo dal punto di vista pratico di supporto a quelle che sono le nostre imprese e alle famiglie dei nostri territori. Abbiamo erogato quasi 1 miliardo e 600 milioni di euro in questi 6 mesi, dandone circa 1 miliardo e 200, 1 miliardo e 250 alle aziende, e non le abbiamo distribuite a poche aziende, le abbiamo distribuite a 3.300 aziende. E poi abbiamo supportato le famiglie, pertanto chi ha voluto comprare casa o comunque ha voluto investire, abbiamo supportato con 330-350 milioni di euro molti nuclei familiari e pertanto i nostri concittadini. Quindi questo elargire contributi, Presidente, è anche un toccare il polso della situazione dell'economia bergamasca. Come sta quindi? C'è uno spirito di ripresa? C'è più fiducia? Questo certamente lo abbiamo rilevato. Chiaramente non dobbiamo farci illusioni che la ripresa sia rapida. Usciamo da un periodo lungo e difficilissimo, dove si è distrutto molto, quindi la ripresa non può che essere lenta. Però è una ripresa che, proprio perché sarà lenta, sarà costruttiva e sostenuta nel tempo. Quindi noi vediamo questi segnali di ripresa degli impieghi, li vediamo molto positivi. Vediamo anche un rallentamento delle sofferenze per quanto riguarda il sistema produttivo, mentre invece soffre sempre il settore immobiliare. Segnali positivi, ma ripeto, con estrema prudenza, guardiamo la futuro.